Giovedì 12 agosto presso il Palazzetto Baviera di Senigallia lo scrittore Roberto Marconi ha presentato il suo ultimo libro dal titolo La libertà è scegliere le nostre prigioni. Una selezione di brevi racconti e testi poetici inframmezzati da alcuni aforismi che abbracciano un periodo di circa 15 anni di vita e che sono stati concepiti da Marconi, giunto alla sua quarta pubblicazione. Ho cominciato a scrivere circa 17 anni fa, piccoli brevi aforismi che ho pubblicato con due raccolte per Scricom, che era un sito per scrittori dilettanti. La prima si intitolava Vado al massime, la seconda Sono fermo al sepavorismo. Poi mi sono dedicato quindi a brevi racconti, dove mi sembrava che potessi mettere pensieri, filosofie di vita, anche storie, vicende anche personali vissute direttamente. E da lì poi sono passato a un'esperienza di poesia, dalla prosa alla poesia per alcuni anni e poi negli ultimi due anni, da quando c'è il Covid, mi sono dedicato ai romanzi, che era la cosa che temevo di non saper scrivere. Può darsi che qualcuno potrà dire ti confermo che non li sai scrivere dopo averne scritti tre. Adesso accetto a me stesso di essere uno scrittore, perché se uno scrive un libro non è uno scrittore, come quando uno fa un disco non è ancora un cantante o un cantautore. Dopo tre, anzi con questo quattro, direi che di sì, però questo non significa che essere scrittore significa essere un grande scrittore, un bravo scrittore, uno scrittore che cambierà le sorti del mondo, ecco. Però adesso penso di esserlo, sì. Poesia, romanzi. Marconi ha mai pensato a un saggio politico? La politica non è morta, la politica non c'è più, la vera politica non esiste più. Esiste un mix fra un populismo, una metodologia per acquisire il consenso, che può essere di schieramento progressista, conservatore, appunto populista, liberale, qualsiasi cosa, ma in realtà questa è una chiave finta. La vera ragione è seguire un sondaggio, capire cosa vuole che la gente sentisse dire, gli si dice quelle cose con un tono da destra, con un tono da sinistra, con un tono moderato, con un tono aggressivo, con un tono qualsiasi, e ottenere il consenso. Poi dopo, quando si è nella stanza dei bottoni, più o meno fa tutte le stesse cose, perché il vero potere non sta più neanche nella politica, ma sta altrove, non sta più in Italia, ma sta altrove, non sta più, credo, neanche nell'economia, ma sta altrove, perché ormai anche l'economia è dominata dalla finanza, per cui io non credo che si possano fare molte cose. Alcune sì, magari potremmo fare che cambiamo le regole del gioco della produzione industriale e forse riusciamo a salvare, tra virgolette, il pianeta. Diciamo che abbiamo la situazione della rana. La rana sta in una pentola dove tu accendi il gas e piano piano l'acqua si scalda. La rana non se ne accorge e si bollisce senza accorgersi. Ecco, noi siamo in un pianeta che si sta scaldando piano piano, siccome però appunto si scalda non abbastanza in fretta per dirci adesso basta, pensiamo sempre che si possa rimandare un po' il momento di dire basta. Adesso con questi caldi estivi speriamo che qualcuno dica no, forse diciamo basta adesso, perché altrimenti sarebbe troppo tardi dirlo domani.